L'aggiunta di dupilumab ai corticosteroidi topici riduce significativamente la gravità complessiva della dermatite atopica e migliora le manifestazioni cutanee, il prurito e la qualità di vita nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni. Dupilumab è il primo farmaco biologico a mostrare in uno studio registrativo risultati positivi su pazienti così giovani e rimane l'unico medicinale biologico approvato nei pazienti dai 6 anni in su con dermatite atopica da moderata a grave non controllata. Illustre risultati di questo studio Elena Galli, responsabile di immunoallergologia pediatrica dell'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli di Roma. La dermatite atopica è una malattia quanto mai complessa, almeno sotto il profilo patogenetico, ha un esordio nei primissimi anni di vita e dura per lunghissimo tempo in età adulta. È caratterizzata, come tutti voi sapete, da lesioni cutanee che sono veramente sgradevoli solo su tutto il corpo, ma anche e soprattutto sul viso. Sono lesioni spesso infette e sempre, questo è importante da sottolineare, molto molto pruriginose. E direi, ci tengo a sottolineare, punto tanto fondamentale quanto dolente è che ad oggi noi non abbiamo una cura che possiamo definire risolutiva per questi pazienti. È chiaro che di conseguenza non posso essere che soddisfatta leggendo che anche questo studio registrativo di fase 3 sull'utilizzo appunto dell'anticorpo monoclonale dupilumab nei pazienti estremamente piccoli, perché dai 6 mesi ai 5 anni, si è dimostrato totalmente sicuro e anche importantissimo, veramente efficace in modo rapido, in poche settimane, sia sulle lesioni sia sui sintomi. In poche parole, ha confermato ampiamente tutti i dati e le centinaia di dati già dimostrati sia su adulti sia su adolescenti sopra ai 12 anni. Vi ricordo che ci sono ormai più di 300.000 pazienti che sono curati col dupilumab. È chiaro quindi che io attendo con una certa impazienza la risoluzione di tutte le delibere che saranno necessarie affinché possiamo tutti noi, adibiti diciamo, a questa complessa patologia, utilizzare anche dai 6 mesi in poi questa nuova e veramente unica terapia.